Siamo molto contenti, meritata vittoria, loro sono stati bravi a resistere, è un'ottima squadra, giocano una bella pallanuoto, molto veloce, spettacolare, dinamica, un po' come quella nostra. Si è vista una bella pallanuoto. Questo risultato che è certamente importante, perché chiudere gara 1 con 2 gol di vantaggio ci mette in condizioni di continuare ad aspirare a questa coppa, sarebbe la prima nella storia della pallanuoto maschile palermitana, però può anche non voler dir nulla, perché lì a Sabadell il 26 marzo sarà davvero una battaglia interminabile, però non siamo pronti. Dovremo prestare attenzione su due fronti. Il primo, perché lo metto, devo dire, assolutamente al primo posto, perché la pandemia continua a mietere positività, è quello proprio di prevenzione al Covid. Siamo stati bravi, dobbiamo continuare, perché quello può fare la differenza. Non eravamo neanche pronti a reggere questo tipo di emozioni. Diciamo che ancora non abbiamo fatto nulla, quindi io non posso gioire più di tanto. Sicuramente andremo a festeggiare, questo non ve lo nascondo, però diciamo che come abbiamo fatto finora restiamo umili e pensiamo alla prossima partita, step by step, lavoriamo, e penso che la parola che per conciliare, insomma, questa grande partita sia fiducia. Non era assolutamente scontato vincere oggi, loro sono veramente un'ottima squadra e noi abbiamo fatto veramente una grande partita, e tra l'altro vorrei sottolineare anche l'assenza di Mario del Basso, che per noi è una pedina fondamentale, e quindi sono molto contento sia dell'inizio sia anche quando siamo andati un attimo in crisi, però c'è stata la reazione forte della squadra. Volevo infatti ringraziare lo splendido pubblico di Palermo, poi tutti noi ci esaltiamo col pubblico ed è bello giocare col pubblico, quindi un grazie particolare veramente al pubblico di Palermo, che è stato fantastico.